Ragazzacci del web, un salutone da una bacio e bentornati nella SkyBeeCraft. E prima di iniziare il video, come sempre, vi ricordo di lasciare un like per sostenere la serie del canale. Iscrivetevi se non fate, lasciatemi un commentino dal mio video di quest'oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella SkyBees. Nello scorso episodio abbiamo creato il Polonium, che attualmente io ho lasciato un pochettino andare e ne abbiamo un 7000 pezzi. Non sono tantissimi, ma ci dovrebbero bastare. In più, fra un episodio e l'altro, mi sono occupato di convertire il nuclear rust che avevamo qua in plutonium, semplicemente buttando il nuclear rust qua dentro si crea il plutonio, sempre nella solita maniera, con la fluorite. Niente di che, niente di coso, anche qui si crea lo spent nuclear rust, però va bene, lo terremo lì a marcire. Fatto sta che comunque sia, fra un episodio e l'altro, il fattore radioattivo qui si è dissipato, quindi stiamo a pace. Qua ho riattivato il reattore per creare del polonium. Lo sto mettendo da parte perché lo useremo quest'oggi per creare l'antimateria. Ebbene sì, l'antimatter, ovvero sta robetta qua, è il risultato dell'ultima mega struttura multiblocco della Mechanism, in modo da poter chiudere il cerchio e ultimare tutte quante le mega strutture. Ora abbiamo bisogno di alcune cosettine, queste tre qua, che mi metterei in autocrafting, così perlomeno siamo a posto, che si fanno abbastanza semplice. Il problema è che vogliono uno sbrago di sta roba. Ok, quindi questo. Poi mi servono le porte, che sono abbastanza semplici. E poi abbiamo bisogno di questi cosi qui. Questi cosi me li farei pure a mano. Sì, non ce ne serve un granché, quindi li possiamo fare tranquillamente a mano. Questi... Ma sai che... Ma io me li faccio un autocrafting e festa finita, faccio prima. Allora, questo. Poi mi serve di saper fare questo. Ok, e siamo a posto. Quindi buttali dentro a caso e siamo tutti contenti e felici. Olè. Quindi cosa ci serve per creare l'antimateria? L'antimateria, abbiamo bisogno di creare una struttura multiblocco che si chiama super shifter qualcosa, non mi ricordo, super, e ci servono 6 porte, 8 porte, eccole qui. Poi ci servono 6 di questi, 1 2 3 4 5 6, yes, eccoli qua. Casing me ne dovrebbe bastare una 60, però ne facciamo un centinaio e festa finita. Ecco, belle pronti i nostri casing. E poi mi servono un po' di reactor glass, qui ce n'è 48, però fanno un altro centinaio, non si sa mai, meglio aver paura che toccarle. Dopodiché ho bisogno di alcuni point per dare corrente, ma ce ne 6 giusti giusti, e poi non so, un po' di cavettame, sì. Ah, e mi serve un chemical crystallizer. Sì, non dovrebbe essere un problema insormontabile, mi manca solamente un po' di questi. Grazie, fai una decina, molto cortese. Ole, a posto. Per il resto non ci dovrebbe mancare altro. Quindi torniamo dal nostro reattorino e direi di allargarci un pochetto, giusto per avere un po' più di spazio. Ok, bah, sì, dovrebbe bastare.
Il super sti gran caspita mega strutturone c'ha una struttura un po' particolare, abbastanza simile a quella che ha il reattore della Mechanism, però leggermente diversa. Direi di partire da questa, ok, e poi creare tutto intorno quella che dovrebbe essere la struttura. Se non ho capito male, dovrebbe avere una base 5x5, ok, e poi gli va messo un 3 davanti, sì, più o meno. Ok, a questo punto c'è da fare un giochino di incastri. Allora, mettiamo qua il reactor glass, un blocco da una parte, un blocco da quell'altra. Sì, stesso discorso da questa parte. Vorrei andare su layer per layer, perché almeno così capisco bene come deve essere fatto, perché non è che l'abbia capito proprio a piano piano, però facendo così ci dovrei arrivare. A questo punto, se non sbaglio, c'è da fare un giochino così, con un blocchettino qui e qui rimettere il reactor glass. Allora, potrei fare anche tutto quanto con i casing, però così perlomeno risparmio materiali fondamentalmente. Ok, sì, ora dovrebbe essere 1 e 2. Oh yes, qui ci vanno i casing a questa maniera, perfetto. E poi bisogna andare a chiudere diciamo più o meno la stessa maniera del di sotto, però un po' così, eh? Non so se mi spiego. Ora qui arriva un po' la parte complicata, perché la parte di sopra va fatta a questa maniera qui, mettendo questi qui, sì, casing qua, casing qui, casing all'angolini, perfetto, e qui chiudiamo con l'oro. Ok, ora la struttura diciamo è completa, quello che ci manca è da metterci le porte. Vanno messe agli angoli, ai vari lati, nel centro, un po' come quella base di sotto. In teoria ne dovrebbero bastare 3, eh? Però se ne metto 6, schifo non fa. Dalla parte di dentro dovrei essere anche più comodo per metterli. Ok, sì, qui ci vanno questi, se non sbaglio. Perfetto, qua porta questo, usciamo fuori e richiudiamo. Ok, lui in teoria è completo, perfetto. Ha bisogno però di una porta d'ingresso, quindi gliela mettiamo qui, ok, e una porta d'uscita, che a sto punto metterei qua perché c'è un po' più di posto. Domanda, sti cosi vanno configurati? Sì, output, input, perfetto. Ah, c'è solo l'input e l'output. Ok, allora questa me la configuri da output. Ora, lì va data corrente. Quindi, in teoria, ogni coso deve avere la sua fonte energetica. Probabile, se non ho capito male, e quindi ne mettiamo uno pure di sotto, e difatti mi ero lasciato il buchino apposta. E adesso va alimentato a polonium, qui ce ne abbiamo un bel po', quindi penso che non ci siano problemi.
Sì, ma non è che mi fidi tanto. Quindi, prima di buttarci il pollame dentro, io direi di andare a casa. Ci prendiamo una tank. In teoria l'antimatter dovrebbe essere un gas. Quindi, fai così. Lui caccia fuori. Ok, prende da sopra, va bene. E ora, sperando che non esploda niente. Ah, funziona, yes. Allora, l'effetto devo dire che è particolarmente figherrimo. Ed in teoria lui con il polonium sta producendo antimatter. Ok. Una quantità infima e spuzzolosa, eh? Però lo sto facendo. 4 milioni e 8. Va bene, va molto bene. Mi scusi, lei ciuccio uno sbrago, ma le sembra il caso? Allora, un attimo, che qui sì, 4 milioni e 8. Beh, bene, ma non benissimo. Un attimo, scusi, signora Turbina, lei sta dando corrente? Brava. Steam non ce n'ha manca a morire, eh? Va bene, gli riattivo questo, almeno. Ok, mi produce un po'. Merda. va bene, va molto bene. Lei così. Vabbè, sono molto felice di ciò. Non la piglio 4 milioni e 8 di corrente, ma porco satana. Allora, che caspita, eh? Va come va giù. Ora, per l'amor di Dio, questo produce, questo cosa. Siamo contenti e felici. Qui sta aumentando, di conseguenza forse produrremo di più. No, non lo so, eh. 1.800.000. Ok, va molto bene, va molto, molto contento di ciò. Lei è molto umano, va bene. Ovviamente lei non ce la fa manco per il ciufolo. Ah, perché ha finito il polonio. Ok, a posto. Qui ce n'è 29 millibucket. Va bene. Aiuto mamma. Quanto ci vuole per fare questo coso qua? Scusi. Allora, un antimatter è creato da un millibucket, cioè un secchiello di antimatter. Va bene. Un secchiello di antimatter nel suo... un millibucket. Ah. Bene, ma non benissimo. È un rapporto di 1000 a 1. Interessante. Ci vediamo fra 750 milioni di anni. Ora io lo lascio andare, quindi non ci dovrebbe essere problemi. Questo dovrebbe produrre sì. Va bene. Va molto bene. Va molto benissimo. Quindi abbiamo appurato che per creare l'antimatter mi ci vorranno 758 milioni di anni. Ora, considerando che è un rapporto di 1000 a 1 e gli ho messo giù tre tank in serie che sono 512, questo coso potrebbe andare avanti per un anno, corrente permettendo, senza nessun problema. E quindi lasciamolo andare e siamo contenti e felici. È ciancata la zona? Sì, più o meno. Quindi ragazzacci, essendo che la roba là è stata molto veloce, molto rapida e molto dispendiosa di corrente, direi di fare una cosa. In primis mettiamo in sicurezza l'applet. Mi sembra cosa buona e giusta. Quindi te
mi crei un altro network che me lo chiami Applied, e quindi la nostra cara amica Applied prenderà corrente da qui, così perlomeno lei è tranquilla e beata. Ok, è un po' meno corrente che arriva al coso, però perlomeno Applied è sicura. Quello di qua, questi non è che consumino un granché, però male che vada si ferma la produzione, festa finita. Quello che mi interessa è che il nostro amico reattorone qui frulli come disperati. 1.800.000, lui di più ha detto non ce la faccio, mi dispiace, portate pazienza, più di quello non ce la può farlo. È onesto, che devo fare? Va bene, qui stai comunque producendo polonium, no, plutonium, quindi mi potrebbe anche andare bene. Il problema è questa roba qua che si accumulerà in quantità industriali, ma dovrei avere un buffer abbastanza importante, e però non so se riuscirò ad ottenere delle quantità decenti da 31. Nel frattempo che noi facciamo altre cose, perché non è che possiamo stare qui ad aspettare 7000 anni che lui facci quello che deve fare, direi di farci la mega suite, potrebbe essere interessante. Allora, vuole un pezzo, un'armatura di nederite? Va bene. Ci facciamo tutti quanti i pezzi. Ok. E questi qui li dobbiamo convertire in armatura in nederite. Quindi andiamo da questo coso qua e li ci facciamo un'armaturina in nederite. Va bene, eh? Sono stato bravo, sono stato bravissimo. Allora, quindi questi butta dentro sta roba. L'elmetto sembra facile, sembrava facile. O è lithium? Ah, no, aspetta. Mi scusi, devo fare un'altra thermal. Non era calcolato. Quindi, ragazzacci, ho messo giù un'altra thermal evaporation tower che, alimentata a brine, mi crea lithium. Lithium che da liquido deve essere convertito a gas. E con il gas ci faccio il lithium dust. Ora, sti robi sono un po' lentini, ma giusto un pelo, quindi ha delle speed e degli energy, ancora speed e ancora energy, e vediamo di aumentare la faccenda. Ognuno di questi pezzi vuole una di quelle lì? Sì. E quindi si fa l'autocrafting, mi sembra giusto e doveroso. E la Basic Energy Cube, questo qui dovrebbe essere un pezzo della mega batteria della Mechanism. Ora, essendo una batteria denominata Spacca Server, non la farò mai nella vita, perché fa laggare a merda, o perlomeno nelle precedenti versioni lo faceva. Quindi, ora, ci abbiamo quasi tutto? Ci abbiamo quasi tutto. Interessante. Possiamo fare la mecha suite, eh? Mi sembra cosa buona e giusta. Perfetto. E la nostra cara amica mecha suite sembrerebbe abbastanza figherrima. Ora togli sta roba e metti questa. Direi che è abbastanza figa. Quindi direi a sto punto di farci anche i vari upgrade. Ora, per poterli fare mi serviva
la station, come aspetti, si chiama questa, che la posso fare? La posso fare, guarda, molto volgarmente a cane scazzo me la metterebbe. Sei grossa ciccia però, eh? Sei importante, sei. Allora ti metto qua, ti metto, perfetto. Diamo un'occhiata a cosa possiamo metterci. Nutritional Injection Unit, automaticamente feed the player a nutritional past when hungry. Potrebbe essere interessante, ma anche no. Jetpack, ok, preferisco il volo. Vision, potrebbe essere interessante, ci vuole un po' di questi. Allora, facciamo un po' di sti robi, facciamone, sì, potrebbe essere più che sufficienti. Quindi, Vision. Vision 4, 1, 2, 3 e 4. Questo che mi ricarica il sole, sì, ma nì, perché tanto c'ho la ricarica wireless, non mi interessa. L'hydraulic propulsion anche no, perché tanto nell'acqua non ci vado. Questo potrebbe essere interessante. È che sì, vabbè, c'è. Le cose complicate. Allora, quante ne vuole? Locomotion. Allora, quattro di questi. Questo che non ho capito cosa fa, però direi che lo possiamo anche fare. Quindi, Charge Distribution Unit, 1, 2, 3. A uno potevo mettere, va bene, fatto robe a caso per niente. Di conseguenza, Energy... Sì. Maximum Energy Capability. Quanto che ci... Sì, va bene, se ne vuole 8 per tipo. E fin qui tutto a posto, tutto bene, tutto in norma. Il Silk Touch non mi interessa. Radiation Shield, questo potrebbe essere un cosettino simpatico. Lead Block, ne basta uno. Va bene, ce l'ho. Non c'ho Lead Block. Non è il male del Lead Block, Dio ne guardi. Eccoti i Lead Block. Dicevamo, i Radiation Shield, ci facciamo anche quelli. Poi, cosa c'è di bello interessante? Magnetic, niente di più. Quindi, volendo applicare visione notturna, perfetto. Vuoi corrente anche? Ma sei esoso, c'ho un point. Allora, buttiamo dentro tutto quanto, poi si starà a vedere. Quindi questo, buttalo qui. Irradiation Shield. E l'elmetto dovrebbe essere a posto. Poi Body. Body, vuoi questa. Ok. Irradiation, perfetto. E l'Energy. Pantaloni. Radiation. I locomotive, onesto, e l'energy pure a te. Ed infine i piedini. I piedini hanno solamente radiation ed energy. Ok, ora si sta caricando, che va bene, va molto bene. 1.600.000. Sì, ma certo, ovvio. Allora, in teoria ci dovrebbe essere un tasto per aprire una GUI che mi consente di andare a modificare cose. Non lo sto trovando. L'unico tasto che ho trovato è quello che mi consente di modificare la velocità, che 0.5 è anche troppo veloce. Quindi me lo terrei su un 1. 1 mi soddisfa. E l'unica altra cosa che devo e voglio fare è il... Non il teleportation, donde stas? Eccolo qui, il gravitational mutational unity, che si mette sul body armor, ci dovrebbe consentire di volare. Però abbiamo bisogno di una, due e tre anti-mantle pellet. Va bene, va molto bene, va molto benissimo.
E tutto ciò verrà fatto fra 750 milioni di anni, perché questo è a 45. Mi scendevo a 4000 da antimatter, testina. Va bene, va molto bene, va molto benissimo. Lui lo lasciamo andare, siamo contenti e felici. Questo continua a consumare uno sbrago di corrente. Va tutto benissimo nel mondo. 7. Il nostro reattore come va? Continua ad andare bene pure lui. 1.800.000. Sì. No, ma lui va, non è che non va di. Il problema non è lui. È questo. E va bene così. Detto ciò, ragazzacci, in attesa di tempi migliori nei quali io mi possa ricaricare l'armatura. Siamo al 16%, parliamoci chiaro. E ancora non è. Quanta caspita di corrente c'entra in questo affare? Va bene. Vorrei un attimino testare tutto quanto. Ora, come non è che mi fidi tanto della faccenda qui. Allora, scusate un attimo, io non è per essere cattivo, mi date cortesemente un secondo, un attimo, state molto tranquilli, state molto cauti, molto cheti, allora, questi qua, mi metto qua dentro così sono un po' più tranquillo, mi rimetto la mia mecha suite, perfetto, accendiamo il visore notturno. Ora, come funziona la mia amica Mecha Suite? Cioè, quanto mi proteggi? E mi protegge abbastanza, devo dire. Sì. Sì. Salve. Pigman, come state? Tutto a posto? No, io non vorrei. Guarda, mi metto un attimino qui nell'angolino, Mi picchiate un secondo? Grazie. Allora. Sì. Sì. Sì, sì. No, ma va bene. Sì. Allora, il problema è che fondamentalmente sti cosi mi stanno spingendo dove non devono, Allora, un attimo, abbiate scusate. Allora, brutti pezzenti, grazie, troppo gentili. Dicevamo, Wither, lei? Sì? Diceva? Wither, Carmo, l'avete agitato, come mai? Oh, interessante. Va bene, non è OP a merda sta roba, no. Ok, sì, perfetto. Detto ciò, ragazzacci, visto che non siamo per nulla OP, proprio 00 carbonella, direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Perché no? Ciao Wandering Trader, lei? C'ha niente? Ah, Piazza Torce. Va bene, l'unica cosa utile è che c'ha le teste del Wither Skeleton. Poi per il resto è un pezzente velenoso, se ne vada. Quindi, in attesa che la nostra amica Mecha Suite si carichi del tutto, direi che per oggi ci possiamo salutare qua, ragazzacci. E ovviamente, come sempre, se vi è piaciuto il video, metti qua, lascia un like, commenta, condividete sui social, di cui tra l'altro trovate in descrizione, se avete ancora fatto iscrivervi al canale. Dalla bacio e dalla sua Mecha Suite un salutone e un abbraccio, e alla prossima, gente, ciao ciao.